Amici di Fano TV, bentrovati. Oggi ci troviamo a Sant'Angelo in Vado per la 60ª mostra nazionale del tartufo bianco. Fine settimana qui a Sant'Angelo in Vado, in cui il tartufo è il protagonista, ma non solo. Tanti eventi culturali, il motoraduno, tantissimi espositori da tutta la regione che vengono a far conoscere i propri prodotti, e quindi un evento che richiama tanto tanto turismo da tutta la regione. Sindaco, la Fiera del Tartufo di Sant'Angelo in Vado è un evento che ogni anno richiama tante persone, ma soprattutto ogni anno cresce. Sì, tutti gli anni aumentiamo sia i flussi turistici che vengono qua a trovarci nelle 3 settimane della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche, ma aumentiamo anche il livello qualitativo dell'offerta che andiamo a proporre a chi ci viene a trovare. Avete visto, nella giornata di oggi c'è Bruno Barbieri, non ha bisogno di presentazioni. La settimana scorsa abbiamo avuto un 3 stelle Michelin, Mauro Liassi, quindi il solco è quello lì. Cerchiamo di crescere sia nel numero delle persone che vengono a trovarci nei 3 weekend, ma anche cercare un po' di alzare anche il livello qualitativo dell'offerta turistica che andiamo a proporre. Sant'Angelo si presta perché abbiamo, oltre al tartufo, che comunque rimane al centro di questo evento qua, delle bellezze monumentali, abbiamo cultura, abbiamo arte, quindi un'offerta importante turistica. Portare anche turismo in questi territori, no, dell'entroterra, che hanno tantissimo da offrire. Assolutamente sì, e poi voglio ricordare anche un fatto, che comunque destagionalizziamo l'offerta, il turismo, no? È finito, anche se le stagioni si sono un po' allungate, però passato il periodo estivo, dove comunque la costa la fa da padrone, cerchiamo di attrarre flussi turistici nell'entroterra, quindi penso che il volano economico per la provincia, anche per la regione, è importante. Direi, a giudicare dal pubblico presente, con ottimi risultati. Sì, questa settimana poi da venerdì sera abbiamo avuto un flusso di persone importanti. Assessore, è una mostra questa che parla di tartufo, ma anche di tanti altri eventi correlati nel territorio. Esatto, ormai il tartufo è diventato un nome per attrarre in qualche maniera i visitatori. Poi il tartufo che c'è, non in quantità grandissime come avremmo voluto, però comunque c'è ed è ottimo come prodotto, serve comunque per far venire le persone, che qui trovano cantine monumentali del 400 dove poter degustare piatti tipici della tradizione, e tante mostre d'arte sviluppate all'interno delle numerosissime chiese che abbiamo all'interno del centro storico. Abbiamo un bosco urbano con delle piante che raccontano la storia e la simbiosi tra il tartufo e le piante, perché sappiamo che il tartufo è un fungo ipogeo che cresce sottoterra. Se non ci fossero le radici di certe piante non potremmo averlo. Poi abbiamo tanti talk fatti in qualche maniera per approfondire temi di gastronomia, di tradizione, di antropologia, e questo, la gente viene nel nome del tartufo, ma poi trova tanto altro. E poi abbiamo visto, passeggiando per le vie di Sant'Angelo, anche tanti motociclisti. Esatto, in questo fine settimana stiamo svolgendo il 45esimo motoraduno internazionale del tartufo, organizzato dalla nostra associazione, una tra le migliori che abbiamo, anche veramente una macchina da guerra assoluta, che è il motoclub Tonino Benelli, che da ben 45 anni in qualche maniera gestisce un motoraduno che ospita motociclisti provenienti da tutta Europa, quindi è un qualcosa di veramente grande, e persone che arrivano e ormai sono quasi di famiglia, sono ormai persone che vengono da anni e anni. Assessore, il tartufo è una delle eccellenze della nostra regione. Sì, certamente il tartufo è una delle eccellenze della nostra regione, ultimamente credo che sia tra i motori trainanti del nostro territorio, perché il tartufo ovviamente ha un valore come prodotto della tavola importante, ma ultimamente è fondamentale per poter raccontare proprio tutto un territorio che è il nostro marchigiano, che si muove intorno proprio alla valorizzazione del tartufo, quindi il tartufo come elemento narratore di quelle che sono le nostre Marche, ovvero una regione ricca di
prodotti della terra, però capace anche di trasformare, lavorare i prodotti, quindi con bravissimi commercianti ma anche artigiani dei vari prodotti agricoli, che riescono a portarli sulle tavole d'Italia e del mondo in maniera veramente eccezionale. Ascoltavamo prima il suo intervento sul palco, la Regione Marche ha una progettualità rispetto al tartufo. Sì, ci stiamo muovendo su due binari, uno più tecnico, dove cerchiamo di capire anche dal punto di vista normativo e non solo come poter potenziare questa filiera che nasce appunto dai cavatori ma anche dalle tartufaie per arrivare attraverso la trasformazione alla commercializzazione del tartufo. E questo è un tavolo tecnico che, diciamo, al cui interno ci sono tutti i rappresentanti della filiera. Poi abbiamo invece un tavolo dove stiamo coinvolgendo i sindaci, soprattutto i comuni, per lavorare sulla promozione, cioè anche su una promozione condivisa, rispettando ovviamente le singole iniziative come questa magnifica di Sant'Angelo in Vado, però a livello soprattutto internazionale sarebbe importante lavorare proprio come regione tutti insieme per portare le fiere, i mercati, ma soprattutto proprio la promozione del tartufo, e vedo che c'è molto interesse da parte dei sindaci e quindi lavoreremo lungo questo percorso. Un prodotto d'eccellenza per i nostri piatti, ma anche nella sua storia personale. Direi di sì, è una storia che mi vede protagonista insieme a mio nonno, io perché lo mangiavo e mia nonna perché lo cucinava e mio nonno perché la raccoglieva in modo straordinario. Credo che sia, io ho passato il periodo dove il tartufo non era come oggi un business, ma era l'eccellenza che portavi a tavola. Quindi ho vissuto quel periodo lì e mio nonno mi raccontava, è stato un grande tartufaio, mi raccontava delle notti intere passate nei boschi a raccogliere queste meraviglie, questo prodotto meraviglioso, e sono stato svezzato bene da bambino. È una buona idea, un prodotto eccezionale, d'altra parte, voglio dire, cosa c'è di non buono nel nostro paese? Esatto, nel nostro paese, in particolare nella nostra regione, nelle Marche, abbiamo visto mentre parlava sul palco tanti bambini, ragazzini, un pubblico un po' inusuale. Sì, ho molti fan, ma perché? Perché anche i bambini che hanno bisogno, hanno fame, no? di racconti, di storie belle, e quindi ho fatto anche programmi per bambini, Junior Masters per esempio, quindi ho molti fan, però io ho detto loro una cosa importante, l'importante è studiare e imparare l'inglese, è fondamentale per i prossimi anni, per il futuro loro, e sono stati fortunati, devono essere le nuove generazioni che debbono proteggere questo paese, queste regioni che sono meravigliose, perché ce lo invidiano un po' in tutto il mondo, la nostra professionalità, la nostra artigianalità e soprattutto la nostra terra, il nostro territorio che è meraviglioso, e soprattutto le Marche, che devo dire, io vivo anche molto negli Stati Uniti, sono abbastanza conosciute, e quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il messaggio che voi state dando è un messaggio perfetto, importante, ma secondo me bisogna fare di più, un qualcosa di più. Cosa potrebbe essere questo di più per valorizzare ancora di più il nostro territorio? Beh, d'altra parte voi avete qua nelle Marche degli chef bravissimi che raccontano, sanno raccontare un territorio, però l'importante è riuscire a raccontarlo nel modo giusto, bisogna raccontare delle verità, perché oggi la gente sa cose, sa esattamente tutto quello che accade in giro per il mondo, internet ha raccontato questa storia e ci ha dato questa possibilità, quindi bisogna raccontare la verità, bisogna lavorare, bisogna divulgare, raccontare il territorio in modo giusto. Grazie mille. A voi, grazie le Marche, ci vedremo molto presto. Oggi su
sul palco questo talk show con un importante personaggio. Sì, Bruno Barbieri è stato un giovanissimo cuoco quando aveva 17-18 anni in uno dei ristoranti storici dell'Italia, il Trigabolo, che ha fatto una cucina di ricerca e di sperimentazione quando ancora in Italia la ristorazione era quella delle trattorie per camionisti, delle osterie, delle pensioni. E successivamente, sempre con grande coraggio, con grande audacia, con grande felicità, ha fatto la TV che parla e racconta la cucina del nostro paese, ed è riuscito a farlo coinvolgendo soprattutto un pubblico molto giovane, prima di passare a canali privati dove ha fatto altri programmi assolutamente di successo, di massa, molto coinvolgenti, che hanno creato una sua fama internazionale. Quindi è un personaggio che è sempre riuscito ad essere al posto giusto, al momento giusto, nel modo migliore, con grande felicità, grande sorrisi, grande gioia. Lo chef Barbieri sul palco l'ha definita come il giornalista che lo ha scoperto in qualche modo. Ci può raccontare un aneddoto? Bruno Barbieri è un cuoco che lavorava in una città che ho sempre amato, che è Medicina, dove si fa una delle più rinomate cipolle italiane. L'ho conosciuto in questa realtà e ho capito che aveva tutte le doti e le qualità per poter stare in televisione in un modo assolutamente disinvolto, spontaneo, leggero, e di parlare di cucina senza essere noioso, e quindi ho fatto in modo che tutto questo fosse possibile. Angelo Invado è presente un centro sperimentale di tartuficultura. Di che cosa si occupa? Sì, è un centro veramente ormai di tradizione, che è molto tempo che è presente. Si occupa della produzione delle piante tartufigene, quindi micorrizzate, della ricerca e valutazione delle micorrize, quindi praticamente per migliorare sempre la micorrizzazione e quindi anche l'attecchimento delle piante, e poi fa assistenza, formazione per quanto riguarda sia la tartuficultura, quella diciamo di produzione della cultura, e sia per quanto riguarda invece la tartuficultura naturale, quella del bianco, tanto per capirsi, quindi il modo della raccolta, il modo anche della conservazione del tartufo, e anche l'ultima cosa che stiamo facendo sono le variazioni, come tutti sapete, i cambiamenti climatici, e quindi come il tartufo può adattarsi a questo clima che cambia. Vi do solo una battuta: che il tartufo sarà sempre più in alto. Giovanissimo, da dove nasce la tua passione? Sì, nasce dalla mia famiglia. Mio babbo guardava le gare quando c'era Valentino che correva tanti anni fa, e piano piano mi sono appassionato anch'io, ecco, da lì siamo partiti. Dall'età di 8 anni ho iniziato le mie prime gare mini moto, e poi vabbè, nel 2019 ho vinto un mondiale con la Moto 3, quindi ho fatto un bel percorso. Un bel percorso fatto anche di tanti sacrifici, immagino. Beh sì, assolutamente, gli allenamenti sono sempre stati tanti, con la scuola non era facile coniugare il tutto, però dai, me la son cavata. Tante anche quindi le soddisfazioni, questo titolo ti ha portato anche un po' in giro per il mondo? Beh sì, ho visitato tanti paesi che non è una cosa da tutti, quindi sono una persona fortunata, dai. Grazie mille.
questa stagione di raccolta di tartufi? Ma ancora siamo all'inizio, diciamo, forse un pochino meglio dell'anno scorso, si inizia a vedere qualcosa, ma dobbiamo aspettare le prime piogge e anche un po' di freddo. Quindi non tutte le stagioni sono uguali? No, assolutamente no, neanche tutte le settimane a volte, no, bisogna aspettare, vediamo adesso, sembra che arrivi un po' di pioggia domani, il tartufo ha bisogno anche un po' di freddo. Perché... Invece la partecipazione a questa manifestazione? Beh, la vedete da soli, è pieno, sì, molto bene direi. Adani Andera, ex campione di cross che oggi dedica il suo tempo ai bambini disabili, il sindaco di Sant'Angelo in Vado e il presidente del motoclub Tonino Benelli, Daniele Cosmi. Campione di moto alla mototerapia, come è avvenuto questo passaggio? È avvenuto con l'incontro di un taxista senza gambe a Mosca che mi ha fatto capire proprio in quel momento che nella vita ci vuole tanta fortuna, non ci vuole solo bravura, talento, costanza, ci vuole fortuna, nascere sani, nascere in un paese giusto, in una famiglia buona, e da lì ho capito che quella fortuna doveva essere un po' ricambiata con gli altri, con le persone con fragilità, e di lì è nata la mototerapia, regalare la mia passione, il mio tempo di qualità agli altri, e tutti noi possiamo farlo questo. Ecco, allora ti chiedo, tu fai tanto per i bambini più svantaggiati, con fragilità, ma che cosa ricevi da loro? Beh, io lo faccio perché sono egoista, perché mi fa star bene. Se non mi facesse star bene non lo farei. La cosa che mi soddisfa di più è troppo bello fare del bene. E secondo me queste cose sono quelle che ti porti sottoterra una volta morto, tutto il resto rimane sopra. In che cosa consiste la mototerapia nel concreto? La mototerapia è praticamente fare lo show di Freestyle Motocross dedicato ai ragazzi diversamente abili o ragazzi con fragilità. Lo facciamo solo per loro e dopo poi li portiamo in moto, li facciamo salire sulle nostre moto. Detto così magari sembra poco, sembra normale, ma credetemi che noi in 14 anni abbiamo caricato qualsiasi tipo di disabilità sulle nostre moto ed è una bomba, e vederla dal vivo ti fa capire quanto è un gesto estremo per questi ragazzi e li proietta veramente nel cielo. Bellissimo, grazie mille per quello che fai. TV, termina qui il nostro speciale sulla mostra, 60ª mostra del Tartufo Bianco di Sant'Angelo in Vado, e non poteva che terminare il nostro speciale con un personaggio del luogo, quindi natio di Sant'Angelo in Vado ma conosciuto in tutta la regione, Bicio l'antidepressivo naturale. Perché questo nome, Bicio? Perché l'antidepressivo, Franci, è la miglior medicina, ridere fa bene, lo sai, vero? Ridere fa bene e Bicio fa ridere veramente, tant'è che Bicio ti chiedo di aiutarmi a chiudere questo speciale con una battuta, diciamo, sulla gastronomia, dato che siamo qua per questo. Due amici, Bep, Giba mangia i spaghetti, sale cos, no, le mogli lasciamo a casa, Ai prossimi programmi di Fano TV, arrivederci. Ciao.